Fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube, buongiorno, 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 ma soprattutto buona domenica. Buona domenica, buona domenica, buona domenica. Oh, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica. Allora, ragazzi. Allora. Una giornata che sinceramente sancisce la supremazia di un grande uomo, un grande condottiero, veramente qualcosa di qualcuno che veramente ha fatto la storia veramente di questa squadra qua, qualcuno che veramente ha fatto il bene di questa società qua. Carletto vince l'ennesima sua Coppa Campioni. Rimaniamo a 7 da soli, 7 da soli per quanto riguarda le Coppe Campioni. Liverpool rimane a 6. Spiace sinceramente per Jurgen, perché Jurgen Klopp secondo me è un grandissimo allenatore, una grandissima persona, e quindi comunque sia va a tutto il nostro rispetto. Però Carlo veramente bisogna fare i complimenti, perché è davvero Carlo, proprio è il calcio, come si pone, come il senso dell'umorismo, come dirige comunque sia i giocatori che ha avuto. È veramente quello che proprio fa bene al calcio, come comunque sia fa bene al calcio uno come Jürgen Klopp, per amore di Dio, perché ieri comunque sia tifare per Carlo, ok, tifare contro Jürgen ti pesa un pochettino di più, perché io comunque in questo momento qua vi dico la verità, il mio allenatore preferito al mondo è Jürgen Klopp, vi dico per un gusto mio personale, per come si esprime, per come si pone, per come tutto quanto è. Il Real ieri ha dimostrato per l'ennesima volta, nonostante che secondo me c'è una squadra più forte davanti, che ha questo DNA, c'ha questo strapotere mentale in Champions League, che lo differenzia da tutti gli altri, lo differenzia da tutti gli altri, non c'è dei casi. Quando l'anno scorso Pellegatti, quando aveva detto se dovessimo passare il girone, poi comunque sia, rischi di prenderti una prima in classifica che non è che sia abbastanza abbordabile. E se il Milan arriva ai quarti, signori miei, in Coppa Campioni può succedere di tutto. Il Milan fa paura. Poteva fare l'anno scorso paura, così e così, diciamo. Sicuramente lo può fare quest'anno. E voi mi direte, sì, subito, Rasta, hai vinto il campionato, pensi già, no, il progetto nostro è quello che adesso diverrà cardinale pure, di tornare là in cima, sul tetto. Questo qua è il nostro obiettivo. Il primo obiettivo, che fra l'altro non era neanche il primo obiettivo, perché l'obiettivo dell'anno scorso per molti era arrivare facilmente in Champions League per poi l'anno dopo ripuntare a vincere lo scudetto. Penso che le tappe, signori miei, le abbiamo bruciate completamente tutte, dalla prima all'ultima, perché se era l'anno scorso era sì, se non lo vinciamo, e quest'anno invece l'obiettivo, l'asticella è alzata, dobbiamo comunque sia rivincere il campionato e passare il girone di Champions. Questo è l'obiettivo, arrivare almeno ai quarti di finale. Poi si sa che ci sono delle squadre fortissime, però sinceramente con quello che metteremo giù, con la squadra che metteremo giù, io sono semplicemente soltanto che fiducioso, perché questa squadra qua non c'ha niente, ma niente da invidiare a nessuno, nella maniera più assoluta. E credo che davvero sono veramente emozionato dall'inizio di questa nuova stagione che verrà. Sono veramente emozionato. Quindi facciamo ancora i complimenti al nostro Carletto, grandissimo uomo, grandissima persona. Carlo, te la meriti tutta, perché veramente double addirittura, double di Carlo. Double di Carlo, veramente, che è andato via Cristiano Ronaldo, pensavano di non fare più un cazzo, invece ragazzi, pallone d'oro tutta la vita subito a Benzema quest'anno. Mi dispiace dirlo, ma pallone d'oro è giusto che lo vinca Benzema. Eh sì, cioè, se non vince Benzema quest'anno, chi cazzo deve vincere? Cioè, Real Madrid, ragazzi, ha fatto dei numeri allucinanti per arrivare a vincere questa Coppa Campioni, ma i numeri allucinanti li ha fatti Karim Benzema, con la complicità anche di qualcuno, vero? Eh?
con la complicità anche di qualcuno, vero? Che godiamo tutti quanti. Benissimo. Arrivo, arrivo subito. Top in testa, dice qualcuno, vai tranquillo. Vai tranquillo. E per il resto, ma di chi è questo casco qua? Di Mice? Ascolta una cosa, sì. Poi, cosa volevo dire? Sono perso via. Niente, indi per cui, passiamo alla seconda parte del video. Origi praticamente è alle porte. Origi è alle porte, vabbè che fin quando non vedo non credo, però comunque sia ormai penso che il suo futuro sia definito con la nostra maglia addosso. Io ieri vi dico la verità, la partita ieri mi sono addormentato perché mi sono fatto un culo così ieri con mia figlia che andava a destra e a sinistra, stavanti sulla grande mela dove sono tutte le giostre, a rincorrere, a fare e disfare, ero sfinito. Nel secondo tempo ho visto con un occhio aperto e uno chiuso. Quindi comunque sia veramente... non so neanche più o meno come è andata la partita. L'ho vista con un occhio aperto e uno occhio chiuso, comunque... Io credo che veramente possa essere, l'avevo visto proprio Milano con Milan, possa essere veramente l'attaccante giusto da inserire in questo modulo, in questa squadra qua. Quindi per cui felicissimo, non vedo l'ora che firma, così almeno il primo tassello l'abbiamo già fatto e andiamo sul secondo. Ragazzi, oggi riproponiamo ancora il nostro Rasta Quiz, ok? Quindi per cui ieri la persona che ha vinto ancora non l'ho chiamato, oggi se mi ha mandato un'email, restellialex01@gmail.com. Arriverà la mia chiamata, prima che magari proprio inizia il Rasta Quiz. E niente, cosa consiste questo? Il primo che arriva a 2 punti vince la chiamata. Poi vediamo un attimino quanto ci dilunghiamo, quanto non ci dilunghiamo. Chi è che dona ha diritto di fare la domanda? Per gli abbonati hanno diritto di fare la domanda se la vogliono fare. Detto questo, ragazzi, ci vediamo dopo. Un bacio, un abbraccio, ciao a tutti da Rasta, a dopo, ciao.